Alla vigilia della presentazione del libro che avverrà appunto alla Cassa di risparmio di Saluzzo venerdì 10 ottobre 2014 alle ore 17:30, siamo in compagnia di Carlo Alberto De Casa, autore appunto del libro I segreti per investire sull'oro. Carlo Alberto De Casa, saluzzese doc, è chiaramente tornato in patria per presentare questo libro alla Cassa di risparmio e oggi in anteprima ci svelerà qualche piccolo aneddoto su questa sua creazione. Allora, innanzitutto, bentornato Saluzzo, visto che tu sei ormai londinese di adozione per il tuo lavoro da senior analyst all'Active Trades. Allora, come ti è venuto in mente innanzitutto di poter, anzi di voler, scrivere un libro sui segreti per investire sull'oro? Beh, ti ringrazio per la domanda e sono contento di essere a presentare il libro proprio nella mia Saluzzo. Diciamo che l'idea di un volume, di uno studio più approfondito sull'oro è nata più di un anno fa per cercare di capire meglio, per approfondire meglio quello che è un mercato interessantissimo ed anche molto ampio che coinvolge una serie di attori, di innumerevoli attori a livello mondiale. Sono di base a Londra e Londra è la capitale per il mercato dell'oro. La storia dell'oro è millenaria, parte da diversi millenni prima di Cristo per poi avere una serie di novelle, storie, leggende varie da quella di Remida piuttosto a quello che era l'oro all'epoca dei Romani per poi proseguire con quello che è stato l'oro, una serie di battaglie, croce delizia nei millenni, nei secoli, per arrivare fino ai giorni nostri, passando però per secoli e secoli in cui l'oro ha rappresentato anche una valuta con Bretton Woods e con i 35 dollari l'oncia che valeva. Da qui un grande fascino, un legame fra l'oro e l'uomo che mi ha sempre affascinato. Bene, quali sono i temi centrali di questo libro, innanzitutto? Beh, guarda, si parte con la prefazione di Mario Deaglio, che ha seguito anche lui il lavoro dandomi validi consigli, per poi proseguire con una rassegna storica di quello che è stato l'oro, appunto, nelle varie tappe della crescita del percorso umano, per poi andare a vedere l'oro nella finanza. Quindi, dopo una parte storica, l'avvicinamento all'oro oggi, quindi lo studio di domanda e offerta, come si muovono domanda e offerta, da che parte stiamo andando, chi è che produce, chi è che consuma, ed anche l'oro nella finanza, quindi non soltanto più l'oro fisico, ma anche l'oro cartaceo. Comprare l'oro tramite certificati, tramite una serie di titoli in banca, una serie di iniziative, una serie di strumenti finanziari appunto per investire sul mercato aureo. E chiudiamo con quelle che sono le correlazioni dell'oro e l'oro nella modernità, cosa sta capitando con lo scenario che ha visto l'oro decuplicare il suo valore nei primi 10 anni del 2000, degli anni 2000 per poi scendere negli ultimi 2 anni. Ecco, si dice spesso che chi ha dei soldi in un periodo anche di crisi debba investire soprattutto in oro e in mattone. È ancora valido questo detto alla luce dei fatti economici che stanno colpendo l'Europa e il mondo intero? Beh, negli anni 2000, che sono appunto diciamo iniziati con gli attentati dell'11 settembre, una serie di crisi, Parmalat, Enron, una serie di momenti bui per l'economia, l'oro ha svolto nella migliore delle maniere il ruolo di bene rifugio per eccellenza. Negli ultimi 2 anni la situazione è un po' più cambiata, anche con un'economia mondiale in miglioramento, però il ruolo dell'oro in qualsiasi portafoglio di investimenti è sempre molto importante. Questo viene ben analizzato nel libro, in quanto andiamo a studiare quella che deve essere la percentuale, non troppo alta, mai sopra il 10%, ma nemmeno troppo bassa, di un investimento di oro in un portafoglio finanziario, diciamo, equilibrato. Innanzitutto, cercando di capire un attimino, il tuo libro, che è casa editrice Oply, se Casa non... editrice la Repli di Milano, sì. Esattamente, è un libro adatto a tutti o bisogna già essere preparati in materia? Guarda, io credo che l'obiettivo di questo libro sia quello di svolgere una funzione di formazione sia verso un pubblico di principianti, di nuovi all'investimento, ma al tempo stesso anche di essere tecnico sufficientemente professionale per un investitore già preparato. Quindi comprensibile per chi ha le prime armi, ma al tempo stesso professionale e completo anche per chi è già pratico nel settore. Ecco, per un economo come te che è ancora giovane chiaramente nei mercati finanziari, e sarà solo una chimera oppure sono in programma anche altre uscite cartacee? Beh, direi che
questo libro sull'oro mi ha aiutato senz'altro a crescere. Questo percorso di studi non è soltanto il fatto di un libro, e ringrazio anche la Oepli per il supporto, ma in generale la voglia di scrivere è rimasta. Collaboro con la stampa oramai da circa 2 anni, e bisogna un po' vedere quelli che saranno i tempi, perché ovviamente c'è un anno di studio dietro questo lavoro, però senz'altro mi è piaciuto molto come attività, come compito. Domanda che esce un po' fuori dai temi. In un periodo di crisi del genere si sentono tante voci. C'è chi dice che si uscirà dalla crisi fra un anno, fra due, fra tre. Qual è la tua personale opinione su questo tema che tocca a tutti gli italiani? Tocca a tutti gli italiani, e non soltanto gli italiani, ma direi che anche a livello europeo c'è un po' di apprensione per quelle che sono le sorti europee, anche dell'euro, prima troppo forte e poi un po' più debole nei confronti della banconota americana. Quindi c'è un attimo da capire la situazione generale e anche quelle che saranno le politiche monetarie da parte di Draghi della Banca Centrale Europea. Io credo che soprattutto i mercati vedrebbero di buon occhio un allentamento monetario da parte di Super Mario Draghi. Bisogna un attimo capire se ciò avverrà oppure no, e se questo riuscirà a dare ancora slancio alle borse e soprattutto a trasmettersi all'economia reale. Quindi non soltanto a salvare, a tirare su le banche, ma anche alle famiglie, ai privati, che sono quelli che hanno più bisogno di questa spinta, di questo rilancio economico da un lato italiano e al tempo stesso anche europeo. Quindi l'appuntamento è per venerdì 10 ottobre alla Cassa di Risparmio di Saluzzo ad aspettarvi appunto la presentazione ufficiale del libro I segreti per investire sull'oro. E ringrazio anche Luca Fornovo della Stampa, che sarà il moderatore della serata.